Noi voltiamo pagina, ne avevamo già parlato agli inizi del mese, ora torneremo a farlo, perché la brutta storia delle intimidazioni agli amministratori locali è stata fotografata dal consueto report realizzato dal Ministero dell'Interno. La regione che nel primo semestre dell'anno in corso ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Lombardia, la provincia maggiormente interessata dal fenomeno è Napoli. Noi diamo il buongiorno a Stefano Delfini, che è direttore del servizio Interforze Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il primo dato che emerge è il decremento del numero degli atti intimidatori contro gli amministratori locali, 300 contro i 369 dello stesso periodo del 2021. Che cosa significa? Beh, è stato messo in campo da parte del Ministero dell'Interno e tutta l'amministrazione della pubblica sicurezza un grande lavoro a livello centrale e sul territorio. Questo ha consentito inizialmente l'emersione di quello che noi chiamiamo numero oscuro di episodi, quindi tutti gli amministratori locali sono stati sensibilizzati a rappresentare e a denunciare ogni singolo evento, e quindi questo ha portato nell'anno precedente ad un'emersione, e quindi queste attività messe in campo dalle forze di polizia anche a livello di prevenzione stanno portando al momento, nel primo semestre, registriamo quindi una diminuzione del numero degli eventi, la registriamo con grande favore. Risultano invece in aumento i danneggiamenti dei beni pubblici e privati. Sembra dunque che dalle minacce online, in calo del 37%, si stia passando quasi alle vie di fatto. Sì, diciamo, abbiamo ovviamente dei numeri che sono in diminuzione, quindi anche le minacce online che avevamo registrato in aumento negli ultimi periodi, anche quelle adesso sono in diminuzione, e perché c'è stato un grandissimo monitoraggio anche di quegli eventi sulla rete, e conseguentemente una minima parte di questi eventi utilizza forme più antiche, quindi di danneggiamento di beni e cose riferibili a enti pubblici, amministratori, enti locali, e la stiamo registrando. È un minimo aumento, però effettivamente, perché per poter conoscere il fenomeno bisogna conoscere i suoi aspetti nelle varie realtà territoriali anche in cui questo fenomeno si manifesta, e quindi registriamo anche effettivamente un minimo aumento dei danneggiamenti, quindi un ritorno a una manifestazione di intolleranza più antico. Ecco, diminuiscono invece, seppur di poco, gli atti intimidatori legati in qualche modo a tensioni sociali. Questo che cosa significa secondo lei? Guardi, ci sono vari osservatori. Per esempio, noi abbiamo anche un osservatorio sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, e anche in quel settore registriamo una diminuzione nella prima parte del 2022 rispetto ai numeri abbastanza elevati del 2021. Anche dai nostri sensori sul territorio, le prefetture, le forze di polizia, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, registriamo una diminuzione che in parte è imputabile anche a una diminuzione di quelle tensioni sociali che ci sono state nell'anno precedente, dovute anche alle misure messe in campo per cercare di controllare la pandemia, e quindi anche misure di tipo sociale e le difficoltà economiche che ci sono state anche nell'anno precedente. Quindi noi riteniamo che in buona parte questo numero di atti che c'è stato l'anno precedente possa essere imputabile anche a questi fenomeni che si sono verificati. Quest'anno per fortuna stanno diminuendo, e quindi diminuiscono anche gli atti intimidatori. Sono però sempre i sindaci le prime vittime, anche quest'anno. Sì, effettivamente sì, il sindaco è il primo soggetto con cui si confrontano i cittadini, il primo rappresentante delle istituzioni dello Stato sul territorio, e quindi è il primo soggetto al quale, bene o male, legittimamente o meno, si chiedono risposte. E effettivamente noi verifichiamo proprio questo, che i sindaci sono i soggetti maggiormente colpiti dagli atti intimidatori, proprio perché a volte devono assumere anche dei provvedimenti che vanno a colpire interessi singoli, interessi specifici, e conseguentemente sono i soggetti maggiormente colpiti da questo tipo di eventi. Ci sono regioni nelle quali gli atti intimidatori sembrano davvero praticamente sconosciuti. Qual è il segreto di queste regioni, secondo lei, secondo voi?
Ma allora, sono regioni nelle quali per fortuna al momento la qualità della vita e il rapporto con le istituzioni è ancora, e la crisi economica magari hanno inciso in maniera diciamo minore, conseguentemente registriamo nelle Marche e in altre regioni un numero di atti intimidatori, anche in Valle d'Aosta, insomma un numero di atti intimidatori assolutamente irrilevante, se non addirittura pari a zero. E in altre regioni dove ci sono diverse problematiche di tipo sociale, a volte anche di tipo criminale, invece si registra un numero di atti intimidatori superiore. Insomma, però per fortuna ci sono ancora delle piccole isole felici dove questo fenomeno non è ancora conosciuto, se non con numeri assolutamente minimi. Un'ultima considerazione proprio sulla base percentuale: chi è che intimidisce l'amministratore locale? Ma allora guardi, sulla base delle nostre informazioni, lì dove ovviamente l'attività investigativa abbia fornito dei risultati positivi, comunque sono cittadini diciamo maturi, quindi di un'età abbastanza elevata, e che normalmente ritengono di aver subito un torto dall'amministrazione e conseguentemente a volte si comportano in questa maniera, quindi commettendo degli atti intimidatori quando vedono che i loro interessi privati vengono toccati. Quindi non c'è una visione diciamo globale della collettività e degli interessi della collettività, ma una visione assolutamente individuale, e quindi a volte c'è questo alla base dell'atto intimidatorio. Grazie, dottor Delfini. Grazie a lei, un saluto anche agli ascoltatori, buona giornata e buongiorno a...